Benvenuti alla rassegna stampa del TG4. Crisi dell'occupazione, eccessiva pressione fiscale, scarsi o quasi nulli incentivi alle imprese. E di questi argomenti e di altro ancora si è parlato all'assemblea di Confindustria che si è tenuta oggi a Roma. Vediamo subito il servizio. L'Italia è entrata in Europa a prezzo di sacrifici che hanno toccato tutte le famiglie, ma sono molti i problemi irrisolti. All'assemblea annuale della Confindustria, di fronte al Presidente del Consiglio e ai leader politici, il Presidente Giorgio Fossa ribadisce la bocciatura degli industriali sulle 35 ore, chiede più decisione al governo per il rilancio dell'occupazione e non rinuncia ad affrontare il tema delle tasse, ricordando a Prodi che le imprese italiane sono le più tartassate dal fisco. Dovremo fare fronte comune presso il governo perché si riduca il cuneo fiscale e contributivo che determina questa eccessiva disparità. Applaudono gli imprenditori venuti da tutta Italia che non risparmiano un mormorio di incredulità quando Prodi nel suo intervento dice che nel nostro paese il costo del lavoro è il più basso d'Europa. Tutto il mondo del lavoro era presente oggi nella sede dell'Euro a Roma, da Agnelli al governatore Fazio, da Silvio Berlusconi a Gianfranco Fini e a molti ministri. Presente anche il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, e per la prima volta ospite dell'assemblea Marina Berlusconi. E l'attenzione degli industriali si sposta adesso a Palazzo Chigi, alla difficile trattativa sul nodo occupazione. Come avete sentito nel servizio, il presidente della Confindustria Fossa non ha risparmiato critiche al governo, ma secondo il leader dell'opposizione Silvio Berlusconi, presente al convegno, si poteva dire di più e lo ha detto ai nostri microfoni. Sentendo parlare Prodi sembra che siamo un'isola felice, tutto va bene madama la Marchesa. I provvedimenti per cambiare quei piccoli problemi che ancora esistono sono provvedimenti che il governo ha già attuato o sta per attuare, mentre sappiamo bene che questo non è possibile, perché non sarà possibile ridurre la pressione fiscale, in quanto questo governo non potrà fare le riforme, vietato in questo dai sindacati da un lato, da Rifondazione Comunista dall'altro. Quindi non ci sarà, e d'altronde il documento di programmazione economica e finanziaria l'ha dimostrato, una pressione fiscale che possa sospingere le imprese verso lo sviluppo e la creazione di nuovi posti di lavoro, non ci sarà un cambiamento dei meccanismi della spesa pubblica corrente, non ci sarà quella flessibilità del mondo del lavoro, del mercato del lavoro, che invece sarebbe necessaria, visto che è dimostrato da tutto ciò che noi conosciamo che nei paesi in cui la pressione fiscale è molto più bassa di quella italiana, in cui c'è una vera libertà per quanto attiene il rapporto di lavoro, il prodotto nazionale si sviluppa molto più che in Italia e disoccupazione è molto più bassa, addirittura inferiore di più della metà rispetto a quella italiana, e naturalmente il prodotto nazionale si sviluppa là molto di più di quanto non si sviluppi in Italia. Credo che sentendo tutte queste ricette noi non possiamo che confermarci sulla bontà della nostra equazione per lo sviluppo, che è il fondamento stesso del nostro programma e della nostra azione politica. Credo che ancora oggi si debba dire che non ci sono prospettive di vero cambiamento, di vera attuazione di questo programma da parte di un governo che per durare baratta l'interesse del Paese e soprattutto dei giovani con la sua permanenza al governo. Un governo che se facesse le riforme che ogni tanto annuncia si troverebbe senza maggioranza, non sarebbe più al governo. E se la Confindustria dice bravo a Prodi per averci portato in Europa, non altrettanto fanno i sindacati. Vediamo perché dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Su deoccupazione, insoddisfazione dopo il vertice con il governo, il premier rimane male, sindacati pronti allo sciopero generale. Il governo mette sul piatto 20.000 miliardi, Cofferati replica misure insufficienti. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno passiamo al quotidiano romano Il Tempo per occuparci delle fughe eccellenti. La maggioranza conferma la fiducia a Flick e il ministro ritira le dimissioni. Il governo si autoassolve per la fuga di Pasquale Contrera, che quasi sicuramente in questo momento si trova in Venezuela. Vediamo come potrebbe essere fuggito in questo servizio di Anna Migotto.
La tradizione vuole che i latitanti non si allontanino mai troppo dai luoghi dove esercitano il loro potere, dove godono delle migliori protezioni. Dunque, Don Pasquale Contrera, pur non avendo mai dimenticato la sua Siculiana, potrebbe essere tornato nella sua patria d'adozione, il Venezuela. Destinazione quasi naturale per lui il paese sudamericano. Tra Caracas e Valencia, le famiglie Contrera Caruana gestiscono ristoranti, negozi, società di ogni tipo a copertura dei loro traffici illegali. I giudici della Corte d'Appello di Palermo, nella loro richiesta di nuova carcerazione per Contrera, avevano previsto non solo la sua fuga, ma anche la sede che avrebbe scelto per la latitanza. Il sospetto che il boss possa essersi rifugiato in Venezuela sarebbe stato confermato anche da informazioni di un confidente degli investigatori venezuelani. Per Don Pasquale, grazie alla sentenza numero 1657 della Cassazione, le porte del carcere di Parma si erano aperte il 6 maggio. Quello stesso giorno, magari accompagnato dalla moglie che aveva già lasciato la villa di Ostia, il boss avrebbe raggiunto un aeroporto. Forse grazie ad un passaporto falso si sarebbe imbarcato facilmente e giunto in Venezuela, in virtù dei suoi appoggi, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a varcare la frontiera. Riprendiamo la rassegna con il quotidiano L'Unità. La giustizia di Scalfaro è il titolo di apertura. Il capo dello Stato, la pena deve essere una cosa seria. Pronto un piano di Palazzo Chigi contro le fughe facili. Dopo due condanne, presunti colpevoli, così auspica il Presidente della Repubblica. Berlusconi, invece, non toccate la Cassazione, la Corte di Cassazione. Flick, Ministro della Giustizia, ritira le dimissioni, verifica in Parlamento. Il Procuratore Generale di Palermo, che si è autoaccusato per non aver impedito la fuga di Contrera, dice: non me ne vado. A fianco Berlinguer, e ora siamo gli ultimi in Europa, ragazzi a scuola fino a 16 anni, oggi il via al provvedimento a Palazzo Chigi. A centropagina Fossa, presidente della Confindustria, applaude Prodi, ma i sindacati insistono, l'abbiamo visto prima, troppo poco per l'occupazione e minacciano lo sciopero generale. Dal quotidiano L'Unità a Il Giornale, che ha una diversa apertura sui temi della giustizia. Scalfaro invoca manette un po' più facili, il governo si lascia scappare Gelli e Contrera e il Quirinale, invece di censurarlo, ne approfitta per indebolire la Suprema Corte. Perché aspettare la Cassazione? Secondo il capo dello Stato, gli imputati vanno mandati in prigione prima. Sconcertati i penalisti. Anziché difendere la Costituzione, il Presidente afferma cose incredibili. Berlusconi dice: così si abbassano le garanzie del cittadino. Flick, dimissioni con l'elastico, le ha già ritirate, e a centropagina sboccia l'amore tra Confindustria e Ulivo, riconosciuto al Premier e alla sua squadra il merito dell'ingresso in Europa, ma restano le distanze sulle 35 ore e sul fisco. Dal giornale a Liberazione, il giornale di Rifondazione Comunista, una prima vittoria, titola Liberazione. Il dittatore Suharto si è dimesso, ma la battaglia dei democratici indonesiani non è finita. Il suo posto è stato preso dal vicepresidente Yusuf Habibie, un uomo molto legato alla famiglia del presidente che così continuerà a mantenere il potere. Il Secolo d'Italia, Flick non evade, teatrino sulla giustizia, un vertice di maggioranza assolve il ministro, la quercia si rimangia le critiche e i dubbi, il Polo accusa una sceneggiata indecente, Scalfaro favorevole a limitare la presunzione di innocenza ai primi due gradi di giudizio, l'Ulivo archivia le fughe eccellenti senza alcun provvedimento. E ancora sull'Indonesia, Suharto si arrende, ma la crisi continua e a fondo pagina 10 milioni alle urne, big in campo per gli ultimi comizi, oggi si conclude la campagna elettorale per le elezioni amministrative, si vota domenica. Dal Secolo d'Italia al quotidiano cattolico Avvenire, l'apertura è dedicata a Suharto che abdica, l'Indonesia ora attende le riforme e a fianco il vento soffia sull'Italia. Assemblea della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ribadito l'impegno per la famiglia e la scuola, un vivo apprezzamento per SAT 2000, la televisione via satellite del Vaticano, il Papa conferma fiducia e attesa verso il nostro paese. Flick oltre l'ostacolo, irrompe Scalfaro, la pena deve essere seria. E a fondo pagina Fossa, presidente della Confindustria, bene per l'euro, ma ora riducete le tasse. Questo l'invito rivolto al governo. E a fianco, gioire delle altrui sconfitte, ultima frontiera del calcio malato. La Juve perde in Europa, gli altri tifosi, quelli italiani, esultano. La Nazione, quotidiano di Firenze.
stupro in Somalia, assolto Parà. Archiviata l'accusa contro il maresciallo della Folgore che replica: la mia vita però è un calvario. Dalla Nazione al Gazzettino, giornale di Venezia, l'apertura è dedicata a Flick e alle sue dimissioni rientrate. E invece di spalla, sul calcio, Maldini ha reso nota la prima lista di convocanti per la Francia. Ecco gli azzurri per i mondiali, torna Baggio in forse Del Piero, rientra anche Bergomi, escluso per ora Zola. Centropagina, Fossa, aria di pace con il governo, i sindacati insoddisfatti per il piano occupazione al sud annunciano mobilitazione generale. Intanto un passo in discesa per l'inflazione, 1,7%. A fondo pagina, clamoroso, sparita dall'aereo la matrice per le banconote del 2002. Ora tutto è da rifare, rubato l'ologramma antifalsari per l'euro. E a fianco, ammazza i genitori e va a scuola a sparare. Negli Stati Uniti, 15enne espulso per la mania delle armi, si vendica: 3 morti, 25 feriti. Il giornale d'Italia, Gelli Contrera, nessuno è responsabile. Flick ritira le dimissioni e Scalfaro assolve Napolitano e il guardasigilli. E ora tirate fuori un po' di coraggio, la ricetta della Confindustria per non rimanere stritolati tra l'euro e le assurdità italiane. Fossa striglia un po' tutti, politici, sindacalisti, ma anche imprenditori. Il Messaggero Veneto, il duro monito di Scalfaro dopo le incredibili fughe di Gelli e Contrera. Date risposte, la pena deve essere seria. Svolta di facciata in Indonesia, Suharto lascia la presidenza, non il potere. Il Giornale di Sicilia, per Contrera, ora arriva la condanna. 16 giorni dopo averne disposto la scarcerazione, la Cassazione ha confermato la pena a 21 anni per il boss. E più sotto, gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, studente espulso dalla scuola torna e fa strage, 3 morti, 25 feriti. La tragedia è avvenuta in un liceo di Springfield, nell'Oregon. Il quindicenne era stato punito perché portava armi in classe. Per vendicarsi ha scelto la caffetteria dell'istituto, che era in quel momento affollatissima. Il quotidiano della Lega Nord, La Padania, fuggono Gelli e Contrera, ma nessuno è veramente responsabile. Allora sorge un sospetto: incapaci o complici di P2 e mafia. Così almeno a giudizio della Padania. La bufera sull'esecutivo finisce nel nulla. Bossi inamovibili come nell'ex Unione Sovietica. Il quotidiano L'Avanti, Prodi inventa il Findus Flick nel giorno del disastro ulivista. Il ministro di Grazia e Giustizia, plebiscitato dal consenso della Procura di Milano, dal CSM, dai partiti della maggioranza, ritira le sue dimissioni. Chiede ed ottiene di veder sacralizzata la sua funzione da un voto parlamentare che, assicura L'Avanti, non mancherà. Il Foglio, Flick non si dimette, chiede fiducia al Parlamento. E a fianco, Suharto lascia Abibie, è il nuovo capo dello Stato. Il presidente indonesiano, dopo 32 anni di potere incontrastato, ha lasciato la guida del paese al suo vice. Più sotto, Fossa prudente con Prodi. Nella relazione all'Assemblea di Confindustria, il leader degli industriali fa qualche critica al governo per l'eccessiva tassazione alle imprese per le 35 ore, ma loda il premier per aver raggiunto il traguardo dell'euro. Il Secolo XIX, la giustizia di Scalfaro, 2 condanne bastano, la pena deve essere seria. E più sotto, così il killer della Liguria ha disegnato i delitti, 6 disegni schizzati con una penna rossa per spiegare la dinamica di 5 dei 17 omicidi che gli vengono attribuiti. E adesso vi presentiamo un documento agghiacciante. Nel servizio di Toni Capuozzo, che state per vedere, la drammatica confessione di Donato Bilancia, appunto il presunto serial killer della Liguria. Lo si può leggere come un libro degli orrori o solo come il verbale dell'interrogatorio. Adesso si sa tutto o quasi degli ultimi momenti di vita di 17 vittime, raccontati con scrupolo cronologico dall'assassino seriale Donato Bilancia. Giorgio Centenaro, l'amico che lo aveva truffato, ucciso a domicilio. Avevo la pistola ma non l'ho usata. L'ambiente era troppo piccolo. L'ho soffocato con del nastro adesivo. L'altro amico, Maurizio Parenti, ucciso con la moglie Carla. L'ho avvicinato nel portone. Lui aveva in mano la focaccia e il giornale. Io l'ho minacciato con la pistola, siamo saliti. Entrati in casa, a sinistra c'era la camera da letto dove dormiva sua moglie. Gli ho chiesto di darmi del denaro. Nel frattempo è arrivata la moglie. Poi ho sparato un colpo in testa a lei nel petto. Ho usato i guanti. La coppia di orefici. Ho detto che ero il postino. Mi ha aperto la moglie, sono salito. Quando ho visto la pistola ha reagito. Non ho più controllato la situazione e ho sparato.
il metronotte ucciso nell'ascensore. Una volta ero stato ferito da un metronotte dopo un furto in un appartamento. Gli ho sparato appena aperto l'ascensore. I due metronotte di Novi Ligure. Uno dei due ha detto che chiamava la centrale. Ho sparato a entrambi. Le prostitute. Era nuda. Le ho detto di guardare il mare e le ho sparato alla testa. Tessi, la nigeriana. L'ho trascinata fuori dall'auto con la forza. Ha reagito. È partito il primo colpo. I treni. No, non conoscevo Elisabetta Zoppetti. Ho aspettato che andasse in bagno. Ho aperto con una chiave falsa. Si è messa ad urlare. Le ho messo sulla testa la sua giacca e ho sparato. Mariangela Rubino. È andata in bagno. Sono entrato, ho sparato. Utilizzo un indumento della vittima per coprire il volto e non vedere. E adesso che si sa tutto dell'uomo che ha seminato morte e paura, adesso che si conoscono perfino i dettagli, è come se tutta la storia ritornasse alle domande iniziali, senza risposta. Che cosa scatta in un uomo, facendone il serial killer più feroce e disarmante nella sua noncuranza omicida delle cronache criminali italiane? Adesso è come se, tolta la secretazione, restasse il più difficile dei segreti. Resta il tempo per qualche altro giornale, vediamoli rapidamente assieme. Il quotidiano milanese Il Giorno. Processo alla giustizia, rientra la minicrisi, ma non le polemiche dopo le grandi fughe. Brescia, avrebbe sparato al ragazzo nel Luna Park, a 18 anni, cecchino per amore. La vittima gli aveva soffiato la fidanzatina e lui si è vendicato in quella maniera. Il quotidiano Roma, i commedianti dell'Ulivo, il Polo, una ignobile sceneggiata, Scalfaro, bastano solo 2 gradi di giudizio. A Napoli gli studenti contestano Napolitano, Gelli e Contrera lo ringraziano. A fianco Sarno protesta, abbandonati dal governo. A centropagina furti d'arte, ombra mafiosa, si fa strada all'ipotesi di una strategia terroristica di Cosa Nostra. Il giornale di Brescia, ha sparato per vendetta, colpo di scena, 18enne fermato per il ferimento di Simone Savalli, colpì il rivale che corteggiava una 15enne. Italia Sera, Silvio Berlusconi chiede a Fini un chiarimento sui temi della giustizia. Rientrate le dimissioni farsesche del ministro Giovanni Maria Flick, voglio fare il ministro, ribadisce. Le conquiste del lavoro, quotidiano della CISL, occupazione verso la mobilitazione, insoddisfacente l'incontro di ieri governo-sindacati. D'Antoni, segretario generale della CISL, l'economia va, il lavoro però resta al palo. E infine il Mattino di Napoli, la giustizia sotto torchio, monito di Scalfaro, pene certe ma non severe, 2 condanne già bastano, Flick non si dimette più, fughe facili, si studiano ora i rimedi. A centropagina Fossa, coraggio per vincere al sud, mano tesa a Prodi anche sul mezzogiorno con la richiesta meno tasse. Bene, questo era il nostro ultimo giornale, vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG4. Arrivederci.